seduta di insediamento della 10ª legislatura. Eletto l'ufficio di presidenza. Presentata la nuova giunta. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale si è riunito il 30 giugno per la seduta di insediamento della 10ª legislatura. Presieduta dal consigliere anziano Giovanni Corgnati, Partito Democratico, e dai segretari temporanei Alessandro Benvenuto, Lega Nord, e Daniele Valle, PD, sono stati svolti tutti gli adempimenti istituzionali. Il consigliere Domenico Rossi, Partito Democratico, è subentrato ad Aldo Reschigna, eletto nella lista maggioritaria nella circoscrizione VCO, che ha optato per il seggio circoscrizionale. Si sono poi svolte le votazioni per l'elezione dell'ufficio di presidenza e in chiusura di seduta il presidente della giunta, Sergio Chiamparino, ha presentato i componenti dell'esecutivo. In primo piano. Nella seduta di insediamento, con 36 voti a favore, 10 schede bianche, 5 schede nulle, è stato eletto presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, il cui nome è stato proposto dal consigliere Davide Gariglio, Partito Democratico, a nome di tutti i gruppi di maggioranza, mentre Gilberto Pichetto Fratin, Forza Italia, non ha proposto alcun candidato e ha annunciato l'astensione dei gruppi Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia. È necessario ridare credibilità all'istituzione della Regione Piemonte, perché a mio avviso ha perso la sua credibilità nella passata legislatura, è sotto gli occhi di tutti, e io dovrò impegnarmi per garantire tutte le prerogative del Consiglio, quindi l'onestà, correttezza e in modo particolare trasparenza, e ancora in modo più particolare per l'informazione. L'Assemblea ha proceduto all'elezione dell'ufficio di presidenza. Eletti come vicepresidenti Nino Boeti con 29 voti e Daniela Ruffino con 13. Alla carica di consiglieri segretari sono stati eletti Angela Motta con 34 voti, Gabriele Molinari con 30 e Alessandro Benvenuto con 13. I candidati della maggioranza sono stati proposti da Davide Gariglio, Partito Democratico, mentre quelli del centrodestra sono stati presentati da Gilberto Pichetto Fratin a nome di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia. Per la votazione sui consiglieri segretari, Davide Bono, Movimento 5 Stelle, ha proposto il nome di Stefania Bazzella, che è risultata non eletta. In un momento difficile per la vita di molte famiglie, i cittadini hanno l'esigenza di sapere che le persone che le rappresentano nelle istituzioni, come l'ufficio di presidenza di un consiglio regionale, sono persone per bene che hanno a cuore il futuro e lo sviluppo della regione e delle famiglie. Sarà una legislatura che durerà 5 anni, che ha obiettivi economici, che ha obiettivi valoriali, che dovrà fare una nuova legge elettorale, insomma, che dovrà far vedere ai piemontesi che la politica esiste se è una buona politica, se può dare risposte positive, se può rappresentare le speranze e le aspirazioni di 4.200.000 cittadini di questa regione. Questa è una stagione nuova per il Consiglio regionale, di nuovo impegno, c'è la grande possibilità di una riscossa per il Piemonte, anche di un avvicinamento della politica ai piemontesi. Mi sento di dire questo, mi sento di dire che questo Consiglio deve avere porte aperte, finestre, che deve essere capace di avvicinare i cittadini e che il nostro impegno ovviamente sarà grande, perlomeno il mio sicuramente lo sarà, unitamente a tutto il gruppo che rappresento. Dopo l'insediamento del nuovo ufficio di presidenza, sono stati svolti gli interventi inaugurali di legislatura. A quello di neopresidente dell'Assemblea Mauro Laus è seguito l'intervento del presidente della Giunta Sergio Chiamparino, che ha presentato i componenti dell'esecutivo e ha auspicato una stagione di confronto e dialogo.